venerdì esce il secondo disco, che è A Materia Pelle, di cui abbiamo discusso un po' nei giorni, tre giorni fa, praticamente. Non so che altro dire. Cosa vedrete? Stasera vedremo uno spettacolo che è ovviamente lo spettacolo che abbiamo visto negli stadi, che è stato un po'... abbiamo cercato di metterlo all'interno del palazzetto. Allora, devo dire che da una parte ci sarà c'è un po' più coinvolgimento nei palazzetti, per forza di cose, perché le persone sono molto più vicine, perché riesco a vedere il mio pubblico negli occhi, riesco a guardarli, quindi a vedere tutte le sensazioni e emozioni che poi provocano i vari pezzi, eccetera, eccetera. Mi do un po' di più alla parola, quindi mi parlo un po' di più come se fossi in teatro. Quello che avevo pensato all'inizio, che era una parte di spettacolo che venisse ovviamente dagli anni 70, quindi dal teatro, dal club, qui riesce ancora meglio perché siamo in configurazione un po' più piccola. Ci sono ovviamente dei pezzi nuovi, ci sono dei pezzi dell'album che dovrà uscire, ci sono dei pezzi che abbiamo ripreso dal Materia Terra e che abbiamo arrangiato ovviamente in stile per il blocco che gli è capitato poi, perché anche il, come sapevamo già, il concerto è finito un po' a blocchi, un po' come il progetto Materia, quindi il blocco. No. Questa sera consegnerò pizza? No, devo consegnarle la sera prima. No, è una cosa che facciamo quasi tutti gli anni con i fan, alla prima data, cioè comunque alla data zero, eccetera, quando pizze, quando delle bottiglie di prosecco analcolico. Famoso. Veramente poi famoso più o meno. No, però sì, è stato un rito che tu fai. Ma sì, ma perché poi sono ovviamente all'interno di tende per due giorni, due notti, dormo lì. Fortunatamente in quest'ultima ripartenza a Mantova c'era un bel tempo, quindi hanno dormito poi a tranquilli a caldo. Però di solito c'è tipo acquazzone, c'è la polvere, quindi mi sembra il minimo con loro, con delle pizze un po' fredde erano, però io l'ho mangiata e comunque era sempre buona la pizza in Italia, devo dire. Già a Mantova e poi questa sera a Milano tu presenti alcuni brani in scaletta che non sono ancora usciti, quindi il pubblico, almeno quantomeno su Mantova, oggi già secondo me li avrei già un po' studiati insomma dai video, non conosce. Quindi com'è non sentire di fatto l'accompagnamento del pubblico su quei brani? Che tipo di risposta? Allora, in verità sono già usciti tutti praticamente i pezzi con i sottotesti e quindi già sanno tutto a memoria, almeno le prime quattro file già sanno i pezzi nuovi che devono ancora uscire a memoria, a differenza mia, che so meno a memoria di loro. Abbiamo scelto comunque dei pezzi molto diversi. Uno sicuramente stasera sarà molto apprezzato a Milano, perché è in città e parla proprio di Milano e cita proprio il nome della città. E l'altro comunque arriva in un momento dove devo dire che da queste due date che abbiamo fatto, dalla prova, entra in un momento particolare. Cioè almeno ho notato questa cosa, perché poi il pezzo dopo è molto più up e sono tutti tipo distrutti. Cioè, ricordo un ascolto. Il pezzo prima, tipo, il pezzo dopo devo dire proprio ragazzi alziamoci perché è l'ultimo pezzo, dobbiamo parlare. E ovviamente, ancora una volta, quindi un pezzo che sento molto. Poi dico due parole prima di iniziare questo pezzo. Porto con me il ci sono delle cose ovviamente molto positive nello stadio che sono ovviamente
botta emotiva, il ritorno di questa energia pazzesca che arriva da tante e tante persone. C'è un volume in DB incredibile che ritorna ovviamente sul palco e si sente, è quasi tangibile. Nel palazzetto viene meno questa cosa, però è cioè io mi sento un po' più protetto nel palazzetto, cioè mi sento più a casa, mi sento come se potessi parlare all'orecchio della persona che comunque mi sta davanti. Vocalmente non so, per me dipende sempre dalla serata, forse il palazzetto e lo stadio non mi ricambiano. Come spazio ovviamente ho meno agio nel cordone. Fortunatamente no, adesso sta benissimo il mio ginocchio, è tutto a posto, però come spazio ovviamente è un po' più limitato. Decidere sì cosa lasciar fuori è stato no, complicato oltre. Io mi sto già pentendo di non aver messo delle cose dentro. Tipo in due minuti, tipo proibito, tipo altri pezzi di pelle. Abbiamo tirato e abbiamo cercato comunque di fare, cioè di mettere un po' il tutto e di lasciare comunque delle cose diciamo più. Però non potevo, cioè è già durato 2 ore e 15 e in un palazzetto è già tanto. Quindi cioè, spero che con questa modalità di work in progress poi posso cambiare. Ho una band meravigliosa e quindi sono carichi e pronti a cambiare pezzi, a studiare pezzi nuovi in 5 secondi, a provare un soundcheck di 1/4 d'ora. Sono contenti. Felice.